Ciao ragazzi, bentornati. Prima di tutto volevo ringraziarvi per le vostre critiche che mi servono per migliorare e ovviamente vi ringrazio per i complimenti che mi servono per continuare questo tipo di progetto. A me fa solo che piacere condividere con voi tutto quello che so riguardo la computer grafica. Da oggi voglio realizzare una serie di tutorial per creare con ZBrush una testa passo passo. Allora, andiamo nel programma, andiamo su Dynamesh 16. Doppio clic. Ecco, noi useremo delle immagini di riferimento così vi risulterà un po' più semplice capire, avendo proprio un riferimento visivo. Il puntino è già, vedete che c'è doppio puntino, perciò la simmetria è attiva. Andiamo su queste freccettine qua, clicchiamo e andiamo. Andiamo qui, poi vi faccio vedere perché è già attivo il draw, mi serve il draw, però vi faccio vedere come si fa. Se voi non l'avete già attivato, andate sul draw, clicchiamo, si apre, andiamo su questa iconcina qua, teniamo premuto il tasto sinistro del mouse e lo portiamo sulla parte sinistra, rilasciamo e rimane qui. Andiamo, scorriamo la tendina. E andiamo in questo punto qua, vedete qui c'è scritto left, right, front, back, up, down e sono le relative visualizzazioni, destra, cioè sinistra, destra, dall'alto, dal basso, frontale e posteriore. Andiamo su front, clicchiamo, andiamo su map 1, andiamo su import e importiamo l'immagine di riferimento. Vado a cercare, io ce l'ho nel desktop e nella cartella blueprint. Vado a cercarmelo, io ce l'ho sotto reference head. Ok, questo va bene, doppio clic. Scaliamo un po', così, e portiamo nella visuale corretta, che non è questa, perché questa è da dietro. Questa visuale corretta. Ok, abbasso il pennello perché in questo momento non mi serve. Qua andiamo su left right, che è già aperto, map 1, la stessa cosa, e mettiamo l'immagine, mettiamo il profilo sinistro, doppio clic. Ecco qua, abbiamo i due profili in questa maniera qui. Deselezioniamo la prospettiva, chiudiamo questa schermata così abbiamo tutta la visualizzazione, la vediamo un po' meglio. Scaliamo un po'. Allora, come noterete, la mesh è più piccola rispetto all'immagine di riferimento, la andiamo a scalare. Andiamo qui. Schiacciamo Scale, si apre questa action line. Allora, al centro, teniamo premuto il tasto sinistro, scorriamo e andiamo ad ingrandire in questa maniera qui. Ok, poi torniamo in modalità draw. Ok, l'action line che avete visto, per il momento non ci serve sapere. Però se voi volete vedere come funziona in modo dettagliato, sul mio canale c'è un tutorial specifico che vi dice esattamente come si usa e a cosa serve. Allora,
Adesso andremo a modificarlo, andremo a cominciare a creare la circonferenza della nostra testa per incominciare. Allora, alziamo il pennello, S la tastiera, alziamo un po' e prendiamo il nostro pennello Move. Adesso non lo trovo, pennello Move. Io però uso il Topological. È uguale, lo Move Topological è uguale, solo che il Topological è un po' più dolce nella risposta, invece il Move è un po' più veloce nella risposta, ma io preferisco il Topological. Comunque voi fate come credete, come vi sembra meglio a voi. Ecco, adesso se voi vedrete quando io, vedete che se io schiaccio determinati tasti, io ad esempio schiaccio il 5 e c'è il Magnifique, schiaccio il 6, schiaccio il 7, c'è il Pinch. A voi non sarà così, voi dovete andarla a cercare tutte le volte nell'opzione. Io ce l'ho così perché l'ho personalizzata, in certi pennelli l'ho personalizzati, cioè praticamente io schiacciando l'1 mi appare lo standard brush, il 2 il Move Topological, il 3 Clay, eccetera eccetera. Se voi volete avere questo tipo di personalizzazione, andate sul mio canale e anche lì troverete un tutorial che vi spiega nel dettaglio come personalizzare i pennelli per li avere subito disponibili senza andare tutte le volte sulle opzioni del pennello che subito non si trovano. È molto comodo quel tipo di personalizzazione. Ok, andiamo un po' allora, sbagliato pennello, Move Topological. Vuole il pennello Move, andiamo a incominciare così. Qui andiamo in profilo, facciamo la stessa cosa. Sì. Andiamo nella modalità posteriore, andiamo sul floor e questo ci serve nascondere le nostre assi, quindi nascondiamo anche le immagini di riferimento e andiamo a modificare un po'.
parte posteriore, in questa maniera qui. Così. Centriamolo un po', scaliamo un po', ricentriamolo ancora, scaliamo, ok, riattiviamo, verifichiamo. Direi che ci possiamo stare. Ora abbassiamo il pennello, portiamo a zero, però non ci serve. Allora, adesso andiamo a salvare il tutto. Adesso si deve salvare in modo differente, cioè dobbiamo salvare. Allora, andiamo su questa freccetta qua, andiamo qui, andiamo su save. Clicchiamo e andremo a salvare il documento, cioè andremo a salvare l'immagine di riferimento. Per prima cosa, save. Io voglio salvarlo in desktop, quindi vado alla cartella desktop, ok. Lo salverà come Zgrid 1, va bene, salva, ok. E il documento, cioè l'immagine di riferimento, è salvata. Adesso dobbiamo andare a salvare la mesh. Andiamo su save. Allora, una cosa importante che non vi ho detto. Allora, se voi chiudete come gli altri programmi di grafica, se voi chiudete qua, vi dirà: volete chiudere prima, volete salvare prima di chiudere? Ma se voi fate così, vedete che salverà solo il documento. A noi ci serve salvare la mesh e si fa in questa maniera qua. Save. Lo chiamerà Polisfere 1 e lo salverà nel desktop. Lo cambiamo, il nome ci mettiamo salviamo. Ok, adesso è salvato tutto assieme. Adesso chiudiamo il programma. Vedete che vi dirà: volete salvare prima di chiudere? Gli diciamo no, perché noi l'abbiamo già precedentemente salvato. Diciamo no. Così abbiamo chiuso qua. Adesso abbiamo sia tutorial test, questa è la mesh, e sia l'immagine di riferimento. Magari noi ci creiamo una cartella e ci scriveremo la stessa cosa, almeno l'abbiamo nella cartella, l'abbiamo tutto assieme, non ci sbagliamo. Mettiamoci anche il tipo di programma che stiamo usando, ZBrush, così siamo sicuri di trovarlo. Tutorial test ZBrush, avvio. E ci metteremo tutte e due le nostre cartelle, così le abbiamo qua e non ci possiamo sbagliare. Ok, direi che per questo tutorial è tutto. Ci vediamo al prossimo, che continuiamo il tutorial. Ciao e a presto!